Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Fabrizio e quest'oggi voglio raccontarvi la gara di Michele Soncini visto dai suoi occhi. Ovviamente interpreterò o cercherò di interpretare il suo pensiero e soprattutto cosa uno spettatore si può aspettare guardando una gara dagli occhi di un pilota. Voglio essere trasparente con voi. Mi sono ispirato da questa modalità di raccontare la gara da uno youtuber famosissimo che seguo da un po', Nasca54, che mi piace tantissimo questo format che ha di raccontare le sue gare, che viene a raggiungere un po' di pepe appunto alla storia che racconta. Quindi ragazzi, ci vediamo in pista con gli occhi di Michele Soncini. Eccolo qua, Michele Soncini che arriva giusto giusto per le qualifiche. Ok Michele, sei arrivato al limite del tempo per fare le qualifiche. Adesso mi devi fare una partenza mostruosa. Dai, grande. Martino è fuori. Adesso devi assolutamente approfittare e recuperare quei due lì davanti. Mancano solo due posti. Ricorda, è in gioco il campionato. Guarda, si è girato Samuele, ma cos'è successo? E poi, chi è quello a destra? Ivan? Wow, che spunto! Cavolo, ti tocca recuperare qua. Se si danno battaglia lì davanti, è tutto a beneficio tuo. Vai, approfitta, stai dietro, incollato, Michele, incollato. Ricorda, non devi cedere punti a Fabrizio. Mancano due gare con questa. Cavolo, devi fare attenzione, c'è Fabio dietro, c'è Fabio dietro. Dai, su, lì non lo puoi passare. Lascia che si scanni con Ivan di davanti e fai attenzione dietro a Fabio. Attenzione. Vai, guarda come si scannano, guarda, guarda come fumano le gomme. È tutto a vantaggio tuo, Michele. Dai, qua puoi sferrare l'attacco. Ma no, come fai a girarti? Ma dai, dai, Michele, cavolo, terza posizione. Adesso tutto da ricostruire. Adesso, hammer time. Ok, hai ricostruito quello che c'era tra te e Gigi Cortes. Occhio perché è un osso duro. È un osso duro. Michele, è inutile, lì non puoi passarlo, a meno che non faccia un errore non puoi passarlo. Stai calmo che hai il tempo per andare a recuperare quelli che stanno davanti.
Ok Michele, qui al tornantino a destra puoi superarlo. Devi fare attenzione ad anticipare bene per incrociarlo. Ok Michele, è il tuo momento, incrocialo adesso, adesso! Adesso vammi a prendere Davide, vammi a prendere Davide! Ok Michele, stanno lottando tra di loro, stesso discorso di prima, solo che non ti devi girare, lascia che si scannino tra di loro, vedrai che qualcuno farà un errore. Ma vieni, Ivan è fuori, adesso ti manca Davide e sei in seconda posizione e hai praticamente il secondo posto in tasca. Ce l'hai in pugno, non mollare, cerca di incrociare. Sai che ha stressato le gomme per lottare contro Ivan, quindi non potrà resistere tanto, quindi cerca il punto giusto, cerca di uscire più rapidamente. È il momento giusto, adesso, adesso mai più. Ma vieni in seconda posizione, guarda, l'hai fatta, ce l'hai fatta, hai fatto la remontata, bravo Michele. Adesso ricucire 6 secondi sarà duro, però intanto hai limitati i danni, bravo Michele. Sì, però Michele, non rilassiamoci troppo, dietro Davide non molla mica, guarda, è molto vicino, è molto molto vicino. Ok, adesso Davide è indemoniato, non devi lasciargli possibilità di credere di poterti superare, non perdere questi 3 punti, perché altrimenti il campionato si riapre. In questo momento hai 15 punti di vantaggio su Fabrizio e manca una sola gara, vuol dire che puoi arrivare anche terzo. Bravo Michele, ce l'hai fatta, grande Michele, sei riuscito a risalire in seconda posizione dopo quell'incidente per colpa tua, ma bravo. Bene ragazzi, volevo raccontarvi la storia di Brendacci, quella di Michele e della sua bellissima rimonta che ha fatto dopo quell'errore e del fatto che comunque abbia messo un po' le mani sul campionato e che si vedrà tutto il 3 agosto. Io ringrazio tutti quelli che mi hanno seguito, ringrazio Michele per comunque le emozioni che ha saputo regalarmi a me personalmente, soprattutto durante la diretta live, ma ringrazio tutti i piloti, comunque è stata una bella gara. Noi ci vediamo al prossimo video, da Fabrizio è tutto e ricordatevi, se il video vi è piaciuto, pollice in su, un commento, iscrivetevi al canale, tanto è gratuito, e ricordatevi di attivare la campanellina qui sotto per essere notificati quando pubblico un nuovo video. Noi ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi! Adesso non ti devi cagare sotto. No. Vai grande, Giau.
Il video sarà lunghissimo, Fabri. Se si danno battaglia lì davanti, è tutto per. È fum e niente più. Ma sta registrando qua? Sì. 3 minuti, solo 3 minuti. 5 vedrai. E le palatine. Michè, no, chi è chi ti sta. Chi viene? Depiche-toi, depiche-toi. Dai, su. Bonina. Attenzione, devi essere Bonina. Qua puoi. Attenzione. Ok, Michele è un osso duro. Fil, 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 fil. Adesso lo sai. Cerca il punto giusto. Adesso. Farà un errore. E udo do la va, oui, e en silence. Ma vie! Dai, questo è il po'. Bravo Michele, ci vediamo il 3 agosto.